Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con Rete 8. Questa è l'ultima puntata della stagione, però chiudiamo con brio e ottimismo. Per questo motivo abbiamo inteso coinvolgere i giovani imprenditori di Confindustria che pensate nel loro convegno di Capri svoltosi nel 2020, hanno parlato dei temi al centro dell'agenda europea ed economica, non solo nazionale. Hanno parlato di transizione economica e digitale, hanno parlato di transizione energetica, di ecosostenibilità, hanno parlato di occupabilità e di donne. Di tutto questo tenteremo noi nel nostro spazio di appunto ripercorrere le traccia con ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi. In collegamento abbiamo appunto il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano. Benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. In studio abbiamo il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Chieti Pescara, Mirko Basilisco. Buonasera. Buonasera. E ancora Cristiano D'Ortenzio, che è il vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera. Partiamo subito, tanti gli spunti di riflessione e di approfondimento, quindi passo immediatamente la parola al presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria, in collegamento al quale chiedo come questi argomenti del piano nazionale di ripresa e resilienza vengono interpretati, quali sono le priorità. A lei. Grazie. Beh, rispondere a questa domanda è semplice da giovani imprenditori, perché probabilmente mettiamo insieme le due caratteristiche principali per essere gli utilizzatori finali, i beneficiari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché da un canto il PNRR passa e deve passare nelle proprie efficacia dal coinvolgimento degli operatori privati, dagli imprenditori, dall'altra si rivolge prevalentemente alle nuove generazioni, quindi alla costruzione di presupposti economici sani, in grado di sostenere una crescita duratura che a sua volta deve sostenere, quindi, il debito pubblico importante che stiamo accumulando. Certamente tra le priorità e quelle in cui forse siamo maggiormente ingaggiati, almeno idealmente, c'è il tema della digitalizzazione e quello della sostenibilità. I giovani imprenditori da sempre sono un po' un amplificatore della digitalizzazione nel sistema manifatturiero. Per noi è importante che dalla prima all'ultima impresa italiana venga abbracciato questo processo di rivoluzione digitale e che soprattutto nascano in concomitanza a ciò figure professionali in grado di sostenere le ambizioni, dicevo, di una manifattura che, malgrado tutto, ha manifestato proprio nel momento più e nei mesi più importanti, più complessi di questa crisi pandemica, tutta la propria forza, sostenendo il resto dell'economia e lasciandoci presagire un futuro di grande soddisfazione. Dall'altra parte, come dire, concludo il suo stimolo, certamente la sfida alla sostenibilità, che ci vede, ed è pochi sanno che la nostra manifattura, il nostro sistema industriale è ai vertici mondiali dell'economia circolare, dell'uso consapevole delle risorse, della gestione degli scarti, della gestione dei rifiuti. Siamo un first mover e come tale non vogliamo certamente non raccogliere la sfida che l'Unione Europea ci ha lanciato, ma essere consapevoli che siamo un po', come dire, il parametro di riferimento cui le altre industrie europee guardano e devono guardare. Sappiamo fare meglio con meno, lo diciamo spesso, e questi due temi, la sostenibilità in senso lato e la digitalizzazione, a nostro parere possono andare a braccetto ed essere leva l'una dell'altra per garantirci di permanere in questa classifica dell'essere la seconda manifattura europea, altro tema e altro primato, insomma, che spesso nemmeno noi o il grande pubblico sa ed è perfettamente consapevole.
Grazie Presidente. A proposito di primato, volevo commentare qui in studio con il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara un dato che è un po' in controtendenza rispetto a quello che prima lei esprimeva. Leggo testualmente, così non mi sfugge nessuna percentuale. Fonti attendibili, stiamo parlando di Istat, Avvenire, Osservatorio Economia, ci parlano che l'Italia è uno dei paesi con la più alta percentuale di NEET, sono giovani che non cercano lavoro, quindi sono assolutamente disinteressati al percorso lavorativo, al percorso anche formativo. Stiamo parlando del 22,2% di ragazzi, con un valore percentuale di circa 10 punti superiore alla media del continente, che si attesta al 12,5%, e nell'ultimo decennio è rimasto uguale. Presidente, chiedo a questo punto come si sovverte questa tendenza e un suo parere in merito. Prego. Sì, per fortuna noi come Regione Abruzzo nell'ultimo anno, parlo 2021, quindi anche post pandemia, abbiamo avuto un rialzo di circa il meno 5,6%, 5,4%. C'è da dire che sicuramente l'istruzione non è che prepara molto i giovani, l'istruzione scolastica non prepara molto i giovani al lavoro, ma anche comunque l'istruzione a livello lavorativo dà una collaborazione. Secondo il mio punto di vista anche comunque le aziende attualmente non riescono a formare i giovani, hanno una limitazione, ma quello che sinceramente a me preme molto è anche il reddito di cittadinanza limita il giovane a spronarsi a comunque cercare di uscire, di andare verso il mondo del lavoro, quindi questo è un qualcosa che va rivisto. Proprio un paio di giorni fa l'avevamo proprio parlato anche col presidente Di Stefano di questo punto. Secondo me è un qualcosa che va un attimo anche rivisto un po' tutti insieme a livello politico. Noi come Confindustria, come gruppo giovani, anche cerchiamo di collaborare con imprese in accademia, start impresa, alternanza scuola-lavoro, fare rete, fare gol, quindi cerchiamo di collaborare già con le scuole, sia a livello scuola comunque istituto superiore, portiamo già qui nella nostra territoriale i ragazzi per far capire come funziona il mondo del lavoro. Ci stiamo già rendendo conto che bisogna portare i ragazzi da quando si è piccoli per cercare di portarli direttamente, portare loro, far sporcare le mani da subito. Ovvio che il consiglio che posso dare ai giovani oggi, specialmente magari io che siamo un'azienda di prima generazione, e non abbattersi davanti al primo muro che si trova, perché comunque i muri da dover superare sono tanti. Ovvio che se uno vuole un'opportunità, cioè l'opportunità bisogna anche cercarla, non è che viene da sola, quindi nel 2021 bisogna andare fuori, cercare qualcosa e costruirsela. Anche il mondo del turismo vediamo che sta cercando. Io sono dell'idea che comunque oggi la politica non è che ci stia dando molto. Ottimo spunto, questa è una visione del Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara, che ha lanciato un sasso nello stagno importante: creare le opportunità, crearsele, giustamente avere un assetto politico che sia di sostegno e favorevole, e non solo, c'è anche il discorso, no, dell'alternanza scuola-lavoro, di far combaciare dal punto di vista della formazione le vere
vere e reali concrete esigenze dell'ambito lavorativo. Ne abbiamo discusso e parlato ampiamente nel corso delle nostre puntate. C'è un esempio molto bello, quello citato dal presidente di Impresa in Accademia, che è sicuramente un fiore all'occhiello per la territoriale. Parliamo ancora di un altro argomento che è stato toccato dal presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria e che ho accennato in apertura di trasmissione. Abbiamo parlato di transizione ecologica ed energetica, abbiamo il vicepresidente Cristiano D'Ortensio, già nostro ospite, che ha dimostrato di avere, nonostante la giovane età, esperienza nel settore dell'energia e quello il suo ambito lavorativo. E chiedo esattamente al vicepresidente D'Ortensio, in primis, se c'è un modo diverso dei giovani di concepire e approcciarsi al discorso della impostazione del rinnovamento energetico e della transizione. E poi concretamente quali sono in atto attualmente le varie dinamiche? Prego, vicepresidente. Grazie. Beh, certamente l'impresa giovane, i giovani in generale sono molto più proattivi nel innovare, nel crescere, nel abbandonare vecchie practice in luogo di delle nuove che devono essere messe in atto. Il settore dell'energia è un settore molto strategico e molto in fermento, anche se anche esso è molto fermato a livello istituzionale. Io opero in quest'ambito dal 2005, abbiamo assistito a forti rinnovamenti e a forti stop per la mancanza di una visione strategica politica italiana, ahimè. Questo potrebbe essere un grande spunto di rilancio anche di lungo periodo. Chiaramente ad oggi cosa abbiamo percepito e cosa abbiamo individuato, quali ostacoli? Abbiamo una forte disgregazione legislativa, il nostro settore ha una divisione regionale per normativa e quindi benché il governo europeo e il governo centrale erogano diversi tipi di contributi e di incentivi sull'ambito di transizione energetica ed ecologica, poi abbiamo una frenata in ambito autorizzativo. Ecco, uno dei punti in cui dovremmo lavorare molto, sia in ambito giovani che in ambito senior, è sicuramente chiedere a livello centrale un'armonizzazione delle normative, perché è impensabile che in un paese come l'Italia si abbiano 20 legislazioni differenti, e a livello regionale incominciare a lavorare anche per eliminare il fenomeno del NIMBY, Not in My Backyard, ovvero nessuno vuole un'innovazione o una installazione di qualsiasi essa voglia centrale di fonte rinnovabile vicino, quindi tutti quanti vogliono un cambiamento energetico ma nessuno lo vuole attuare o vuole sperimentarlo. Chiaramente questo provoca molte frizioni nell'ambito dello sviluppo, anche contro gli investitori, e ve ne sono parecchi per il nostro settore, nel nostro territorio, che vogliono incominciare a investire in questo segmento. A livello di giovani industriali è chiaro che abbiamo assistito a una forte crescita anche nella sezione senior dei giovani industriali che sono rivolti che operano in quest'ambito, proprio perché è un ambito molto trasversale, dà un'opportunità di lavoro a diversi settori, sia esso propriamente energetico che collaterale, e comunque stimola un fermento non di poco notevole. Chiaramente l'economia circolare avvolge appieno questo segmento, e sappiamo bene che per l'economia circolare non si rivolge soltanto al settore manifatturiero, ma a tutto quello che è un processo che riusa un'energia o uno scarto, rende energetico uno scarto. A livello di regione abbiamo diversi progetti che stiamo stimolando insieme all'università, tra l'altro abbiamo delle aziende dell'Oil & Gas che si sono riconvertite all'idrogeno, quindi potremo avere anche degli sviluppi interessanti in termini di sperimentazione territoriale, visto che la nostra regione, anche avendo uno slancio turistico ecologico, può essere il viatico di progetti pilota. Chiaramente abbiamo questa forte avversione normativa che dà dei tempi incerti e abbastanza lunghi all'investitore, e anche una forte avversione di carattere sociale, chiaramente cavalcata da chi magari non ha ben inteso quella che possa essere uno sviluppo con delle esternalità positive per il territorio tutto.
Grazie Vicepresidente, mi ha dato un ottimo spunto per rivolgere una domanda al Presidente nazionale in collegamento. Di Stefano, si è parlato qui in studio, lo accennava anche lei, no? Di un'economia che ha tante facce, ovviamente, e che dovrebbero in teoria convergere in tanti modi. Tuttavia si attuano delle misure o comunque sia come prima faceva evidenziare, come prima evidenziava D'Ortenzio, misure che sembrano non essere proprio nella direzione di remare tutti nella stessa, nello stesso modo e per lo stesso obiettivo. C'è bisogno quindi forse di una visione diversa per quanto concerne la cultura d'impresa? E certamente, oggi più che mai nel nostro paese abbiamo bisogno di diffondere la cultura d'impresa. Noi siamo un paese che ha fatto della piccola e media impresa italiana, di provincia, di filiera, il proprio patrimonio economico di sostenibilità finanziaria. E oggi io ritengo, con una battuta, che il termine cultura d'impresa sia il sostantivo contrario di sussidi. Cioè, temiamo che la sempre minore propensione a far nascere nuove imprese guidate da giovani, sia rischioso proprio per una visione di lungo periodo, per immaginare il paese che vogliamo nel lungo periodo. Del resto, oggi più che mai l'industria, e questo sì con la terza nota d'orgoglio, non è vanagloria, ma sono dati, ha tenuto insieme il paese, ha permesso di rilanciare il PIL, talché ormai tutti gli osservatori danno un PIL in quest'anno superiore al 4,5%, con un recupero totale per il 2022. Ma non potremo fare di più, non potremo rendere, come dire, duraturo questo percorso di rilancio, di rinascita, se non avremo tante imprese, tanti giovani che scelgono percorsi professionali e che, per tornare alla sollecitazione che ha fatto al collega in studio, che aggrediscono quella quota davvero disperata di NEET del nostro paese. Quindi solo con competenze e cultura tecnica, con materie STEM, riusciremo a assorbire parte di questa sacca che da disagio si trasforma in opportunità. Guardi, un dato che mi lascia sempre molto, come dire, perplesso è che negli ultimi 10 anni ci sono stati 400.000 giovani imprenditori in meno, nella fascia, diciamo, 20-40 anni, il che vuol dire che mentre naturalmente sono cresciuti coloro che avevano iniziato, non c'è stato altrettanto ricambio. Dobbiamo partire dalle scuole, noi lo facciamo davvero fin dalle scuole medie, perché il futuro, come dire, si costruisce insieme, si costruisce negli ITS, sul quale stiamo investendo molto, si costruisce facendo accedere alle donne in maniera molto più importante percentualmente di adesso alle discipline, all'alta specializzazione delle materie STEM, quindi scienze, tecnologia, ingegneria, matematica, e puntando fortemente sulla managerializzazione, pardon, delle imprese italiane, unitamente alla loro patrimonializzazione. Quindi tutto questo può rendere questo paese di nuovo un paese che ha un humus di imprese sane che crescono. Grazie per questo appunto, perché mi permette di integrare quanto ha citato lei, mi permette di integrare con un dato che è un appunto che avevo qui da rivolgere al Vicepresidente D'Ortenzio. Per ogni euro speso in educazione l'Italia ne spende 3,5 in pensione, e ancora, per ogni euro speso in università
44 vanno in pensione. Questo si aggiunge al discorso delle aziende che invecchiano, e chiedo quindi al vicepresidente D'Ortenzio di nuovo come si inverte questa tendenza in termini di Next Generation EU, che cosa auspica la territoriale, non solo, insomma, una sua visione al riguardo. Beh, in questi dati secondo me sono dati che sono storici, quindi chiaramente se andiamo ad analizzare il PIL rapportati a quelli che sono i dati di bilancio di investimento, avendo un PIL abbastanza esiguo, chiaramente la quota spesa ne fa da padrona, quindi chiaramente le pensioni sono una voce abbastanza importante. È importante appunto sviluppare il PIL, dare uno stimolo affinché si possa rigenerare quello che è la capacità di apportare valore dalle nostre aziende e quindi al nostro sistema paese. È chiaro che se il nostro sistema, che resta così lento, metterà più tempo a svilupparsi, senza però tenere presente che è importante anche dare fiducia e iniziative a attività innovative. Questo perché anche se fossero negative avremmo l'immediatezza di capirlo. Se perdiamo tempo se l'euro investito immette più tempo a arrivare alle aziende, chiaramente il risultato, il feedback di negatività o positività si allunga. Dobbiamo avere un po' più di coraggio come sistema a credere di più nei giovani e nelle start-up, nelle giovani imprese, anche se non start-up, però di generazioni nuove. Questo perché chiaramente seminando rapidamente riusciremo sicuramente a vedere quel seme che cosa genera in un lasso di tempo molto inferiore, e quindi poi a quel punto quelle statistiche che abbiamo analizzato secondo me andrebbero riviste qualora ci sia uno spunto positivo nel bilancio statale, che è comunque uno spunto, è un'analisi a consuntivo, quindi magari nei prossimi anni potremo vedere quanta contribuzione positiva andremo a rivolgere poi sulle pensioni o sulla parte di formazione. E un altro dato importante è che chiaramente la quota pensione non è negativa, perché noi dobbiamo cercare di far andare forse anche un po' prima i nostri senior in pensione, a patto che questo lasciare posti generi maggior spazio ai giovani, sia giovani manager che giovani imprenditori. Ottima analisi. Presidente Basilisco, in termini concreti, che cosa sta facendo la territoriale Chieti Pescara in questo senso? Quali sono i nuovi progetti? Allora, prima di parlare di nuovi, parliamo di quale portare avanti, perché mi ricollego sia al vicepresidente D'Ortenzio e sia al presidente Di Stefano, cioè portare nelle scuole la cultura d'impresa. Quindi, come dicevamo prima, fare rete, fare gol, imprese in accademia, e quindi è importante continuare a portare avanti i progetti che sono cardine, e quindi questi sono progetti da non accostare, da portare avanti, quindi questi sono progetti importanti. Ma un progetto che per noi è importantissimo far partire il prima possibile è Presenta l'associato, quindi i nuovi giovani che entrano a far parte, quindi, o comunque sono entrati nel gruppo giovani, devono essere presentati sfruttando i canali social, sfruttando comunque tutto quello che oggi è il mondo di internet, essere messi a conoscenza come sono stati presentati i vecchi senior o noi, quindi cercare di creare una rete che può far capire quello che fa proprio il giovane all'interno dell'azienda. Cerchiamo quindi di creare una filiera di noi giovani e presentiamo il giovane tramite il canale social. È importantissimo fare questo tipo di conoscenza. Punto primo. Il secondo che faremo da settembre è creare una rete per far entrare l'e-commerce o lo start-upper a contatto con il Confidi o con la banca associata o comunque con l'assicurazione associata, per facilitare l'ingresso per la nuova realtà, perché ovviamente per l'azienda che viene guidata dalla seconda generazione, dalla terza generazione, ha già un accesso facilitato al contatto. Per l'azienda nuova è sempre più difficile avere il contatto con la banca o comunque con il canale economico, quindi cerchiamo di facilitare questo tipo di contatto, che secondo noi è un punto fondamentale, perché la piccola realtà
e un domani può essere la grande realtà. Cerchiamo di creare tra loro questo punto che secondo noi oggi manca. Grazie per questi contributi, state adoperandovi per qualcosa di concreto e sicuramente utile. Presidente Di Stefano, io lascio a lei l'appunto conclusivo perché so che sta per parlarci a proposito di giovani e di futuro, di un convegno molto importante che ci sarà a brevissimo, il 50° anniversario del convegno dei giovani con un tema molto calzante, quindi a lei la parola per illustrarlo. Beh, grazie. In effetti quest'anno per noi il convegno assume una connotazione molto particolare. I 50 anni da una parte rappresentano il voler celebrare un convegno nato come punta avanzata della Confederazione Confindustria, la parte più, se vogliamo, non tanto e non solo provocatoria, ma di spirito critico. E quindi ripercorreremo un po' inevitabilmente cos'è stato per i giovani imprenditori e per questo convegno, cosa ha rappresentato nell'analisi delle evoluzioni del Paese. Un paese che si trova davanti ad una grande opportunità, quella di ridisegnare completamente il percorso che aveva intrapreso, che era fatto di grandi disuguaglianze, di poca competitività, poca concorrenza e con delle, come dire, dei ruoli dominanti e delle posizioni dominanti da difendere a tutti i costi. Il PNRR, la crisi, i valori, un po' anche l'assetto economico che cambia, può come dire, farci ritrovare una strada vincente per affrontare le prossime sfide che ci attendono. Riflettiamo insieme ad alcuni dei principali leader politici con cui hanno confermato la propria partecipazione di Giuseppe Conte, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani. Chiediamo anche a loro qual è la loro visione del Paese e cosa pensano ovviamente degli spunti e delle proposte che saranno contenute nelle tesi dei giovani imprenditori, che da 50 anni, per chiudere insomma una ridondanza, da 50 anni portano a quel convegno una loro idea sempre reale, con la realizzata con un orecchio a terra alle nostre fabbriche, ma con lo sguardo rivolto a tutta la società. Grazie per questa bella anticipazione, decisamente è importante ascoltare tutte le voci e tutti gli attori coinvolti nel processo economico che interessa tutta la comunità. Bene, con questa bella anticipazione, come vi accennavo, si conclude la stagione di Economia Dialoghi sull'Impresa. E subito ringrazio ovviamente gli ospiti che hanno preso parte a questa puntata, in collegamento Riccardo Di Stefano, in studio Mirko Basilisco e Cristiano D'Ortensio. Ovviamente devo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la messa in onda di Economia Dialoghi sull'Impresa, un progetto comunicativo ambizioso e importante che ha sicuramente raggiunto l'obiettivo, e quindi i vertici di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca, presidente, Luigi Di Giosaffatte, direttore generale, i dottori Alessandro Addari e Laura Federicis per l'attento e puntuale coordinamento, per Rete8 tutto lo staff e ovviamente la regia attentissima di Andrea Di Fabio. Ringrazio tutti i telespettatori in attesa della prossima stagione, vi auguro buona estate.